Buon pomeriggio. C'è qualcuno già collegato? Ancora no? Allora aspettiamo, io intanto mi preparo. Ah, intanto prendo dal frigo alcune cose che ho dimenticato. Questi dimmi quando c'è qualcuno. Allora, vediamo, si vedono i commenti? No, però è entrata una persona. Allora, aspetta, controlliamo. Ok. Allora, vedi che ci dovrebbe essere Cinzia Tassi o Non c'è. qualche collega che mi dice quando posso iniziare. No, quando raggiungiamo un po' di persone iniziamo comunque. Aspettiamo un pochino. Allora, quanti siamo? 13. Allora, aspettiamo ancora un pochino, perché ancora sono le 4 e 2. Aspettiamo, gli diamo il tempo di collegarsi. Ma dicono che si vede male. Si vede male? Aspettiamo, vediamo se qualcun altro dice che si vede male. Se no, magari è un problema solo della signora. Mi confermate che si vede male? Tutti quanti vedete male? Vediamo cosa dicono. Se ci impiegano un po' i commenti ad arrivare. Stai attenta a non mettere il dito di sotto, se no non è che ci sentono. Che dicono? No, stanno taggando. Mi vedete bene? La zia dice che si vede bene. Ok. No, perché c'è un po' di vento qui oggi, è possibile magari sia per quello. Spero di no. Si vede sfocato. Si vede sfocato. Non lo so come mai. Io vedo bene. Si sente e si vede bene. Allora si vede che hanno problemi loro di Si vede male, che connessione. prepari? Allora, oggi prepariamo degli spaghetti con l'anduja e il pan grattato e dei waffle salati. Dicono ancora che siete sfocati. Ancora. Cinzia, mi dici tu se vedi sfocato? Ora bene. Ora bene, allora tu cerca Si vede di benissimo. muoverti magari piano piano. Adesso benissimo, vabbè. Ok, per fortuna, meno male. Che dite, iniziamo? Siete pronti? Siamo 52. Allora, aspettiamo proprio, sono le 4, aspettiamo i 5, dai, giusto un altro minutino e poi partiamo. Qui oggi c'è vento, tanto per cambiare, da noi c'è sempre vento. Flavia, devi togliere il dito di sotto, se no non No, copri il microfono. non è messo al microfono. Ok. Che dicono? Ciao, ti vediamo benissimo e ti Ok. stanno salutando. Ok, Si buon pomeriggio. interrompe a volte l'immagine. Non lo so perché. Noi siamo collegati con il wifi. Non so da cosa dipende. Ok, io direi di iniziare. Per caso ha risposto Cinzia, ha No, risposto però è Chiara, entrata Katia, Veronica. Veronica. Vediamo se qualcuno di loro mi dà il via. Allora, facciamo una cosa. Io inizio. Tanto poi, man mano che si collegano, seguono quello che stiamo facendo. Allora, buon pomeriggio a tutte, ben ritrovate nella mia cucina per chi mi ha già visto nelle altre dirette che ho fatto di mattina. Questa è la prima che faccio di pomeriggio, quindi magari c'è qualcuno che forse
non mi conosce. Io sono Marinella, sono una consulente Magic Cooker da un anno. E niente, allora oggi, se avete visto la locandina, faremo degli spaghetti all'anduja col pangrattato e dei waffle salati. Spaghetti con l'anduja perché io sono calabrese, ma tanto non si è sentito, vero? Esattamente vicino Soverato. Quindi sapete che qua l'anduja è rinomata, quindi facciamo qualcosa di tipico. Allora, prima di partire con gli spaghetti, io vorrei iniziare con i waffle così li prendiamo in cottura. Allora, qui ho preparato l'impasto che praticamente è composto da farina, uovo, latte, formaggio grattugiato, erba cipollina. Adesso gli metto mezzo cucchiaino di lievito per torte salate. E che ho messo più olio e latte, poi vabbè, sale e pepe. Comunque le dosi esatte ve le darò dopo la diretta. Posto le foto e vi darò tutte le dosi. Allora, mischiamo bene il lievito. Allora, questi li andremo a fare nel kit forno. Io ho fatto la versione salata, naturalmente si possono fare anche quelli dolci. Allora, prendo il mio stampo. Allora, io utilizzo uno stampo in silicone. Come sapete, non vanno imburrati e infarinati, ma solo bagnati sotto l'acqua corrente e scrollati un po' dell'acqua in eccesso. Mi vado a dividere l'impasto. Come vedete è un impasto bello bello denso. Allora, io inizio a distribuirlo in modo uniforme. Poi quello che è, poi lo distribuisco meglio, lo vado giusto per farli della stessa dello stesso spessore. Se intanto avete delle domande da fare, fatele pure. Poi lo stendo con il cucchiaio stesso. Tanto poi si modella da solo in cottura. Ecco, cioè si perde un pochino di tempo a fare questo lavoro, però poi la cottura è veramente veloce. Cerco di farli un po' garbati. Questo impasto vi assicuro che è molto saporito perché col fatto che c'è dentro il formaggio, il latte, è molto saporito. Dove troviamo il grembiule? E il grembiule ce lo siamo fatte da noi, diciamo. Siamo andate, abbiamo acquistato il grembiule e ce lo siamo fatto fare dalla tipografia. Ok. Veronica dice, questo impasto può essere usato anche con una farcitura dolce? No, questo no, perché ripeto, dentro c'è il formaggio grattugiato, quindi magari no. C'è l'altra versione da fare per farli dolci. Allora, lo sbatto giusto un po', così si stende meglio. E andiamo a metterlo, ops, nel kit forno. Ok, vieni che lo mettiamo nel kit forno. Allora, il kit forno è completamente freddo, io non l'ho riscaldato. Vado ad adagiare lo stampo sulla griglia, vedete? Lo metto sulla gas. Allora, la fiamma che vado a mettere è questa. Ok, metto questa fiamma. Utilizzo un cuotondo,
Dynamic, quindi lo lascerò a fiamma alta finché questa calotta non si solleva. Una volta che si solleva io vado ad abbassare, quindi qua possiamo lasciarlo. Quello che volevo farvi notare è la versatilità dei coperchi qua tondi. Come vedete il kit forno è rotondo, ma tranquillamente il qua tondo si sposa con la parte rotonda di sotto. Ok, allora finché qui si cuoce torniamo di qua così facciamo gli spaghetti. Allora, prima di tutto metto uno spicchio d'aglio. Ah, mi piace questa padella. A proposito, che dite? Aspettate, togliamo lo spicchio d'aglio che ve la voglio far vedere per bene. Non è meravigliosa? Finalmente l'azienda ha creato la padella, perché era una cosa che mancava. Avevamo pozzetti, tegami, wok, saltapasta, la padella non c'era. Quindi il presidente ha deciso di creare questa meravigliosa padella della linea perfetta, che va benissimo sul piano a induzione e sul piano a gas. Bellissima, proprio bella, grande, capiente, ottima per le fritture, per i primi, per tutto. Quindi oggi andiamo a fare la pasta qui. Mettiamo uno spicchio d'aglio, un filo d'olio, il nostro pezzo forte che è l'anduja. Per chi non la conosce, l'anduja è un tipico insaccato calabrese molto piccante. diciamo che è una sorta di, a base di maiale, è una sorta di soppressata spalmabile, chiamiamola così. Si usa tantissimo nei primi, sulla pizza, che l'altro giorno Letizia l'ha fatta, ha fatto la pizza. Allora, questa si mette a sentimento, quindi io direi che così può bastare, se no la bocca ci va in fiamme. Allora, chiudo col coperchio e accendo, metto fiamma alta, giusto un minutino o due per far sciogliere l'anduja. Intanto nel mio pentolino vado a mettere un po' di pan grattato. E allora, questo è un pan grattato aromatizzato con aglio e prezzemolo e con una trama più grossolana, diciamo. Io la preferisco perché mi piace sentire proprio quel croccante sottile.